nonostante il clima di Pasqua e il tempo, siamo qua anche stasera. Vogliamo fare una bella preghiera perché la grazia della risurrezione di Gesù questa sera e anche in questo periodo possa mettere radici profonde nella nostra vita, la grazia della risurrezione. Cominceremo con questo bellissimo canto intitolato Risuscito, che è stato creato dal fondatore dei neocatecumeni, numero 548. Iniziamo con un bel segno della croce. Nel tuo nome, o Padre, che mi hai generato, o Figlio Gesù, che mi hai redento, o Spirito che mi porti a santità, voglio vivere ora e sempre perché la tua risurrezione trionfi nella mia vita. Ecco, adesso vi invito a tirare fuori non solo la voce, bensì anche la fede che avete nel cuore. Cantiamo insieme questo che è il più grande evento della storia, l'ingresso di Gesù nella vita di risorto. Ci alziamo in piedi. Spiritualmente nel presente e canteremo Risorgerò. Ecco perché quella grazia anche stasera agisce in noi e soprattutto al termine della vita ci introdurrà nella vita che Gesù ha pienamente in Dio. Risorgerò. 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 Risorgerò.
l'effetto principale nella nostra vita umana presente della risurrezione del Signore. Io per tutti, che sei risorto anche per noi, riempici della tua vita, riempici del tuo spirito, preparaci al paradiso, aiutaci a compiere la missione che ci hai dato. Ecco, meditiamo stasera un poco su questo evento della risurrezione, che di gran lunga è il più importante sia della storia sia della nostra fede. Ripetiamo una cosa che penso che voi già sapete, la frase di Sant'Agostino sulla risurrezione, che diceva: Fides Christianorum Resurrectio Christi est. Diciamo una volta in latino: Fides Christianorum Resurrectio Christi est. Più o meno. Traduciamo: la fede dei cristiani è la risurrezione di Cristo. La fede dei cristiani consiste nella risurrezione di Cristo. Adesso una domanda, non me la date la risposta, ci pensate dentro di voi. Tu sei veramente cristiano? Sì. Bravo, mi piace questa risposta. Se credi intimamente che Gesù è vivo e risorto, sei cristiano. Perché il nucleo centrale della fede, da cui come un seme sboccia poi il resto, è la fede in Gesù risorto. Tutto il resto crolla se non hai fede in Gesù risorto. La liturgia, le processioni, le devozioni, anche la morale cristiana, non ha il fondamento. Se Gesù è morto come gli altri e non è vivo, noi abbiamo il ricordo di un personaggio, come se parlassimo di Maometto, di Giulio Cesare o di altri personaggi della storia, grandi filosofi, sono morti. E quindi non possono agire nella storia e non possono intercedere presso Dio per la vita eterna. E mi pare serio questo, eh? Noi nel cristianesimo un po' a volte per motivi storici così un po' sbandiamo, andiamo a mettere grande importanza a cose secondarie. Questa è la cosa più importante di tutto, che Gesù è veramente vivo e risorto ed è il principio di vita nuova per noi, di resurrezione. E non per nulla, non so se ci avete fatto mai caso, non per nulla il periodo liturgico più lungo, i tempi forti, è quello della Pasqua. 7 settimane, più lungo della Quaresima, più lungo dell'Avvento, più lungo del periodo di Natale, giustamente perché questa è la verità più importante della fede.
San Paolo pure, in una questione che c'era stata nella comunità di Corinto, un po' si arrabbia, perché alcuni cominciavano a dire che i morti non risorgono, e da qui inducevano anche la conseguenza che Gesù non è risorto. E San Paolo reagisce molto bruscamente e dice perché la risurrezione di Gesù è il fondamento della nostra fede, se no noi siamo degli illusi. Andiamo appresso a un morto, noi andiamo appresso a uno vivo che è il Signore, e questo poggia sul fatto che lui è risorto. E questa risurrezione non è come quella di Lazzaro, un ritorno alla vita terrena di prima, e neanche come quello del figlio della vedova di Nain, come hanno fatto altri santi che hanno a volte ottenuto questo prodigio della risurrezione, che è un ritorno alla vita, una rianimazione della vita terrestre. La risurrezione di Gesù è abbandonare la morte senz'altro, ma è entrare in una vita totalmente divina, libera dalla morte, libera dai condizionamenti dello spazio e del tempo. Ecco perché Gesù appare in varie situazioni, ecco perché Gesù può essere presente in ogni Eucaristia sparsa in tutto il mondo, dovunque c'è la messa, e perché ha una vita pienissima, divina, misteriosa per noi, misteriosa, molto misteriosa, ma reale, e che andrà a svilupparsi nel cuore dell'umanità sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino all'ingresso nel paradiso, che è il regno della risurrezione, della vita piena. Ecco, quindi meditiamo un poco su questo. E innanzitutto preghiamo perché il Signore ci aiuti a capire l'importanza centrale di questo fatto, della risurrezione. Se noi dovessimo cancellare tutte le cose che sappiamo del cristianesimo, della morale, eccetera, eccetera, e conservarne una sola, dobbiamo conservare l'inizio di questo ritornello che abbiamo cantato. Risuscitò. Gesù, figlio di Dio, l'unico che è veramente risorto ed è entrato nella vita eterna. E ora è vivo, intercede, ci ascolta, si rende presente in modo misterioso nei nostri cuori e nella storia del mondo. Ecco, ti chiediamo l'aiuto, Signore, perché questo grande mistero della nostra fede, il più grande, possa mettere radice nella nostra mente, nel nostro cuore e anche nelle conseguenze pratiche del nostro agire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Signora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso Signora della nostra morte. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina della pace, manda Signore a vostro Santo e alla tua Chiesa. Meditiamo su un primo effetto della risurrezione di Gesù, che è trasformare i nostri fallimenti in una vittoria, in un amore più grande. La grazia di Gesù risorto può scendere fino alla radice dei nostri fallimenti, quello che noi a volte chiamiamo il peccato, ma che anche prende tante forme. Quando noi nella vita sbagliamo, soprattutto nei riguardi di Dio, nei riguardi di ciò che è giusto di fronte a un amore così grande, siamo dei falliti, sbagliamo il bersaglio della vita nella cosa più importante. Adesso veniamo a scoprire che proprio questi fallimenti sono visitati dalla grazia di Gesù risorto. Gesù in noi è principio di resurrezione perché viene a visitare proprio nei fallimenti della nostra vita. E succede una cosa curiosa: mentre noi umanamente fuggiamo dal pensiero dei nostri fallimenti, perché ci pesano e a volte manco le riconosciamo, il Signore viene a visitarci proprio lì, ci prende per mano e dice: non aver paura di scendere con me nella tua morte, nel tuo fallimento, ci sono io e potrai risalire. Potrai risalire. Allora io adesso ti invito a pregare perché tu possa sperimentare di più questa potenza di Gesù risorto che scende nel tuo cuore e nel profondo della tua vita, dove ci sono dei fallimenti, delle non riuscite, dei gravi errori. Perché la grazia di Gesù risorto è fatta per questo. Quando Gesù dice io sono venuto non per i giusti ma per i peccatori, significa questo. Gesù viene a visitarci nei fallimenti profondi, a volte nascosti, della nostra vita. E con la sua grazia noi risaliamo. Vedremo che questi fallimenti non hanno l'ultima parola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te.
te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno. Regina della pace, manda, o Signore, meditiamo su un secondo effetto della risurrezione di Gesù, che è veramente di gran lunga il più importante di tutti, che è l'apertura del paradiso, l'apertura della possibilità del paradiso. Gesù risorto e non solo si rende presente spiritualmente in mezzo a noi, ma vive pienamente in Dio. E quando appare alla Maddalena, che vorrebbe un po' trattenerlo nella sua apparizione, nella visione che ha, lui dice: non mi trattenere, vada ai miei fratelli, di loro, attenti qua, salvo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Ripetiamo: salvo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Ecco, la prima volta nel Vangelo che Gesù chiama fratelli i suoi discepoli, perché dalla risurrezione la paternità di Dio è a loro conosciuta e comunicata. Difatti Gesù dice: salvo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro.
L'effetto più grande della risurrezione è questa possibilità, non solo di avere Dio come padre, ma di essere candidati al paradiso. E qui mi viene una specie di rimprovero, che non è tanto a voi, è più a me forse che a voi, che ogni tanto mi riviene in mente. C'è nella Bibbia questo lamento da parte di Dio. Il Signore si lamenta e dice così: chiamati a guardare in alto, nessuno dei miei figli stacca lo sguardo da terra. Diciamo una volta: chiamati a guardare in alto, nessuno dei miei figli stacca lo sguardo da terra. Questa è una parola di un profeta. E che cosa vuol dire, signori? Vuol dire questo: che tu sei fatta per il paradiso e devi svegliarti un poco a pensare di più a questo traguardo, a questa meta, perché Gesù è venuto principalmente per questo, per farti sapere che non solo tu non sarai sempre sulla terra, questo già lo sapevamo pure anche senza Gesù, ma per farti sapere che sei chiamata al paradiso, puoi tornare al paradiso, puoi entrare in paradiso dove è Gesù adesso. Dove è Gesù adesso? Tu sei fatta per questo futuro. E bisogna che, aiutata dalla fede, dallo Spirito Santo, ti abitui a pensare un poco di più a questo. Ma ti pare giusto? Se uno ti dicesse: guarda, dopodomani vincerai un terno al lotto e farai un sacco di cose, puoi fare, tu non ci penseresti a questo? Se uno ti dicesse questo, ora il paradiso è ben più di un terno al lotto ed è promesso da Dio, è guadagnato per te dalla passione e morte del suo figlio. Ecco, quindi entriamo di più in questo effetto di ricordare un po' di più che sei nata per il paradiso e Gesù ti ha riaperto questa possibilità, solo lui, questa grande possibilità. Ecco, mi viene in mente una cosa, non so se la sapete, questa, per dire come a volte i bambini, noi a volte diciamo, oggi si dicono tante stupidaggini, una di quelle è che si dice che i bambini sono troppo piccoli, non bisogna battezzarli perché li si condiziona, bisogna aspettare che siano grandi, poi decidono loro. Si racconta di Santa Teresa, di Gesù bambino, di piccola piccola bambina, diceva al papà o alla mamma diceva: mammina, come vorrei che morissi, perché così andrai in paradiso a vedere il Signore. Ma vedete che ragionamento, no? Una bambina attaccatissima alla mamma. Gli augurava di morire perché aveva capito nella sua piccola mente che cosa grande era il paradiso. Ecco, un poco di questa realtà deve venire a noi, proprio pensare al paradiso, pensare. Poi vedremo che abbiamo pure una missione sulla terra, però non dobbiamo perdere il traguardo, non dobbiamo perdere la meta. Vi dico un altro episodio, poi concludo subito. Quando l'emissario del Papa andò da San Filippo Neri, che era all'oratorio con i suoi bambini e giocava, per annunciargli in modo solenne che era stato fatto cardinale, e gli portò questa specie di Saturno che si usava a quel tempo per la grande incarico che gli avevano dato, lui quasi non si voleva fermare perché non ci teneva proprio a queste cariche. Poi ha preso questo Saturno, l'ha buttato in alto gridando: paradiso, paradiso, per dire che la sua grande speranza non era nei titoli umani, fare carriera nella Chiesa, la sua speranza è poter andare in paradiso. Faceva tutto per il paradiso,
paradiso, paradiso. Ecco, che il Signore ci aiuti a fare un bel passo avanti in questo. E insomma, vi do una penitenza bella che non avete mai fatto finora. Dovete dire 3 volte: credo, Signore, e sono nato per il paradiso. 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 È bella questa penitenza, eh? È una bella penitenza, questo è un grande cambiamento. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe. Regina della pace, manda, o Signore, ecco, concludiamo con la meditazione di un terzo effetto della risurrezione. Il primo, che Gesù scende nei nostri fallimenti. Il secondo è che ci riapre il paradiso. Il terzo effetto è che ci dà
la missione da compiere sulla terra. Perché quando Gesù dice salvo al Padre mio, anche voi salite al Padre, si riapre il paradiso, dice anche che il Padre nostro, non dice solo il Padre mio. E in questo Padre nostro ci rivela che sulla terra ci sono tanti altri che sono suoi figli che non sanno proprio niente della risurrezione di Gesù, che non hanno la sua vita, che non sanno che c'è un paradiso che li aspetta, e non sappiamo se riusciranno a entrare in paradiso, a salvarsi. Eterno Padre dà a noi il compito limitato nel tempo di vivere e operare perché altri entrino a contatto con la vita di Gesù, con la sua risurrezione. Ecco, quindi dalla risurrezione di Gesù viene anche una missione. Non so se voi ricordate quella scena dell'ascensione, quando Gesù sale e i discepoli incantati guardano Gesù, rimangono a fissare le nubi. Poi il racconto dice che compaiono degli angeli che dicono: ma che state a fare? Perché state a guardare lassù? Il Signore ritornerà e quindi preparategli il ritorno. Andate a Gerusalemme e aspettate lo Spirito Santo, per indicare che la risurrezione di Gesù non ci estranea dal mondo, come diceva Marx. Marx diceva, faceva un'accusa, perché poverazzo non è che lo conosceva neanche il cristianesimo, forse conosceva alcune espressioni protestanti così. Lui diceva che i cristiani spendono per il cielo le energie che dovrebbero impiegare sulla terra, per dire che stanno a aspettare sta venuta finale e non fanno quasi nulla. E questo non è il cristianesimo di Gesù, è una deformazione, perché Gesù che ci rivela questo destino meraviglioso e ci insegna a sperarlo con fiducia, anche ci dice: rimboccati le maniche e aiuta i tuoi fratelli. Aiuta i tuoi fratelli, tu c'hai una missione sulla terra, anche se a volte non lo sai e ti sembra di essere persona da poco. Non è così, non è così. Tu c'hai una grande missione, e molto della vita di tante persone dipende da come tu la svolgi. Ecco, mi ricordo una parola del fondatore dei Piccoli Fratelli di Carlo De Foucault, che pure lui è un convertito, che si chiama René Voyon. Diceva ai suoi discepoli, io ho partecipato una volta a una sua conferenza, diceva: quando vuoi in una cappella deserta, nel deserto, dove non c'è nessuno, andate a fare la vostra adorazione davanti a Gesù e Eucaristia, ricordatevi che siete carichi di anime. Siete carichi di anime. Portate davanti a Gesù tante persone. Avete una missione, intercedere per loro. Ecco, questo si fa nella preghiera, poi si fa anche nei servizi pratici, ecco, della casa, della scuola, del lavoro, del commercio. Tutto quello che noi facciamo, Gesù ci rivela che è una missione che Lui ci dà. E quando noi finiamo la vita, dobbiamo poter ripetere, anche se in modo un po' imperfetto, quello che ha detto Lui: Padre, tutto è compiuto e nelle tue mani affido il mio spirito. Diciamo una volta, nella speranza che diventi vera: Padre, tutto è compiuto e nelle tue mani affido il mio spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Amen.
sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, della pace. Manda, o Signore, ecco, adesso esponiamo Gesù, faremo una breve adorazione e portiamo a Lui anche la risposta del nostro cuore alle parole che abbiamo meditato. Thank you.